Vieni dentro. No, Carlo, non mi fido. Vieni dentro. Ma non mi fido. Ma vieni dentro. Ma perché ti assicuri che sei sicuro, sicuro, ma sicuro? Ma sei sicurissimo, se tu ti distanziai, vieni dentro. Non so, non mi fido. Ma fidite, vieni dentro. Va bene, dai, andiamo dentro. Dai. Mamma mia. Sì, ma io non sogno ancora tranquillo, va bene? Ma sta tranquillo, ma scusa, ma da cosa dite che avesti io? Ah, mi? Ma io non sto tranquillo, partì, no, ma non per il coronavirus. Mi dà il piccultore, perché ti cosa ti avesti oggi? Ma mi sa il dottore della peste, cioè meglio di Michi se che poteva venire qua. Ok, dai. Vabbè, okay. Ma cosa darà l'apicoltore? Cosa ti ha messo a fare? In lockdown, tra le varie robe che avevo fatto tutto, come sono messo a fare l'apicoltore. Ma manca niente. Va bene, adesso possiamo cominciare un attimo. Possiamo cominciare? Allora, adesso cominciamo. Vai con l'applauso, via! Oh. Oh. Mi provo, ma... Buonasera, grazie a tutti per essere qui, grazie! Oh, eccoci. Adesso così, Dai, perfetto, vabbè. Perfetto. Allora è festa! Oggi è festa! Ma che sì o no? No, non sei. È festa! È festa, amici, perché oggi riaprono i teatri! E infatti siamo in campo. Esatto. Oh, e in PIEAC. E fermi! E sono dei bolloni che abbiamo scoperto che si chiama bolloni. Bolloni. E guai che si muove! Oh. E manda una mail per prenotare il posto. E mettiti la mascherina. Io non ho ancora ricevuto la prenotazione, vengo. E se piove cosa faccio? E poi mia mascherina mi fa ansia, non so, non respiro. Ma per fortuna siamo più forti di tutto! E cioè, perché che a volte hai negadito? Andrà tutto bene! E se ne cavi gli altri? Mi pareva di averla sentita, ovviamente. Ma, oddio, ma che mesi che abbiamo passato, ragazzi. Oh, che mesi. E va in cerca delle mascherine. E se finì, arriva domani mattina in farmacia. Ecco, bravo, comprimene 200 per me, per piacere. E comprimi anche i guanti, che mi trovo altro, fa un piacere. Se non ti trovi, comprimi quei vari piatti. Oh, che incubo, ragazzi. Oh, se avevamo trasformato tutti in elfi, con le mascherine de Zaia. Guarda qua. Utili, però che brutte, cioè, guarda che roba. Cioè, guarda, ma guarda. Tutti i vecchi con i recci a sventola, è vero? Però che ci sta anche degli aspetti positivi, perché grazie a questa crisi, grazie al lockdown, tanta gente ha scoperto addirittura che se possibile è avarse. Pareva impossibile, invece se è vero. E che abbiamo scoperto l'esistenza della mucchina. Ah, la mucchina, che certo. Fino al giorno prima che c'è gli scaffali pieni, improvvisamente un giorno sparia tutta. Tutta. Ragazzi, su Amazon a un certo punto io vendeva la mucchina, la bottiglietta a 500 euro. Peso di a droga. A un certo punto io comincio a spacciarla, A un vecchio ti muffia la mucchina. Ma... Aspetta che mettiamo lì, sugo, quella mascherina di Zaia, sugo. Ma per fortuna, però, va detto che in questo periodo Barbara D'Urso ne ha insegnato a Varsema. Un mese avanti così, perché altrimenti non sapevamo come che riuscivamo a farlo, no? Senza idea non che avessimo fatta. E dopo che avevamo destriga a casa, butta via di tutto, è vero? Sì. I primi giorni. I primi giorni. Dopo non sapevamo più cosa fare. E ora siamo messi tutti a cucinarsi. Gavemo cucinato notte e giorno. Gente che non aveva mai cucinato vovi si diventa i forneri. E c'è per forza. È lievito. Vaiva più del petrolio.
Ho logarito anche a Paolo Trombin per TG5, il lievito è schizzato a 100 euro il barile, che ha detto un giorno. Ma soprattutto siamo diventati tutti tecnologici, sui social da mattina e sera, dirette Facebook, dirette Instagram, aperi chat. Ah, mio marito, oggi era in chat tutto il giorno, alle 7 di mattina e cominciava già col primo spritz. E per fortuna siamo qui, tornati vivi, dal vivo, come che diciamo sempre, in carne viva. Ah. Certo che sarà che siamo italiani e per cui facciamo sempre il contrario di ciò che ne dice, però adesso che siamo alla fine dell'emergenza, siamo tutti qua a mascherina. Esatto. Ma siamo qui oggi per dare il via alla rinascita con questa grande festa. Sì. Cioè una festa che mette fine sì. ad un periodo davvero drammatico, a parte gli scherzi, per il mondo, per l'Italia, ma tanto anche per questa città. Ma del resto Venezia nei secoli è stata segnata tante volte, no? Ma è sempre, e vedo dei rappresentanti qua, anche qua a bandiera del Leone, San Marco, certo. Ma ha sempre saputo ripartire, no? E allora vedere oggi tutta questa gente, le autorità, la televisione, il coro, i rappresentanti del teatro, ah, gente dai balconi, ah, manco mai che ne veniva fuori uno perché tu sarà prima. Esatto. Ormai che abbiamo scritto sta battuta, se ne veniva fuori già mi fregai. Allora, a vedere tutta questa aria di festa, che c'è una festa nonostante anche la pioggia, il pensiero non può non andare ad un'altra grande festa che questa città aveva visto secoli fa, no? La grande festa per l'inaugurazione della Basilica della Salute. Sentì come che viene descritta in un testo del 1631. Oggi adesso facciamo fianti seri, eh. Avevo voglia di ascoltarne? Insomma, non mi è partato, beh. Avevo da essere fianti convinti, dica. Avevo voglia di ascoltarne? No, ma perché no, non sei proprio tutto serio, non sei proprio... Vai. Lettera di Francesco Loredano, nobile veneto, sulle feste con cui si celebrò in Venezia la cessazione dell'orribile flagello del 1630 e 31. Ok, senti com'è che si è descritto. La piazza San Marco era tutta addobbata, non vi era cosa... che non rapisse la curiosità degli occhi. Ecco, intanto ora è festa che è cominciata in piazza San Marco, non in Campo San Polo. Continua. Le colonne, i portici e le finestre erano tutti arricchiti di superbissimi arazzi. L'avrebbe creduta Vossignoria, e qua entriamo sul nostro, un teatro per rappresentarvi sopra le meraviglie del mondo. A ora di terza calò Sua Serenità il Doge in chiesa di San Marco, con stendardi, trombe, sedia e altri adornamenti, e fecero che un commendatore sopra un pergoletto fabbricato per questo effetto pubblicamente dicesse le seguenti parole. Il Serenissimo... No, scusi, è un annuncio, bisognerebbe che fosse un stacco di trombe, ecco. Ma okay. Tipo... Voi pubblico vi sentite fare trombe? No, cioè, basteria un prova. Ok, allora il tre... Sei pronto? Uno, due, tre... Il Serenissimo Principe fa sapere, ed è di ordine dell'Eccellentissimo Magistrato della Sanità, che per grazia del Signore Dio e per intercessione della gloriosissima Vergine Santa Maria della Salute, la città di Venezia si pubblica libera dal contagio. Oh. Bravi. Pubblica libera dal contagio, e suonando le campane, toccandosi le trombe e i tamburi, si levò un lietissimo grido di popolo
con fragore e strepito così grande che pareva cadesse il cielo. Ecco, ora amici, adesso passiamo tutti insieme come nel 1631 questo lietissimo grido di popolo. Oh, e anche i trombe li fa, tanto... questi qua ormai sei professori del conservatorio. Allora, no, no, facciamo presto, dai. Allora, quando che sentì la città libera da contagio, sta metà fa le trombe. E st'altra metà se fuma. Dai, adesso un intervento serio. Guarda che siamo in campo San Polo, mica in campo Santa Margherita. Dai, no, serio. Vabbè, si invertiva. Vuoi fare trombe voi altri? O li fa il grido di... Vabbè, allora, lietissimo grido. E trombe qua, lietissimo grido di qua. Lietissimo grido sarà sì! Fa così. Va bene? E trombe già, sai? Il serenissimo principe fa sapere che la città di Venezia si pubblica libera da contagio. Va bene, dai. Va insomma, dai. Fiala convalescenti, ma insomma. Vivo. Oh, e a sto punto, dopo questo grande annuncio, si è messo in moto e processione. No, fermi, non sei da nessuna parte, Gli altri che avete a star fermi sui bulloni. No, se no dopo qua arriva la denuncia, la multa, che sia anche la finanza, qua l'arrivo. Esatto. Non fregai. Fermi. No, che a volte invece si partiva una processione solenne. E sentì come che avviene descritta. Parole, senti che parole. Di subito si incamminarono le sei scuole grandi. Senca, è tua, Seguirono poi gli frati, gli padri Tolentini, gli padri di San Giovanni e Paolo, San Salvatore e Santa Maria dell'Orto. Da poi vennero gli sacerdoti, gli canonici, gli musici di cappella, con canti di squisita armonia. Ecco, inciso, a dirigere tutti questi favolosi canti di squisita armonia, che c'era Claudio Monteverdi, Cioè, no uno qualunque, per dire che è come se oggi qua che fosse Michael Jackson, Cioè, vabbè, Michael Jackson sarebbe un miracolo. Ah, ma ho capito, ma nel senso che era uno importante, capito? Non un zucchero qualsiasi, in Piazza San Marco, da solo, no. Come da solo? Da sola, così, che parla con quest'altro. Ma no, non c'era da solo, parlava col sindaco. E infatti c'era da solo, perché tanto sto qua non ascolta nessuno. sì, una volta la sonda. Andiamo avanti con questa processione, dai! Infatti, senti che maestoso, tutti in processione con reliquie in mano, proprio là. Candele accese e salari d'argentarie, attraversato il ponte, appoggiato il ponte sopra una quantità di burci, andavano a vedere la chiesa votiva apparecchiata in 4 giorni. Come 4 giorni? È accesa di assaiute, gliela fatta in 4 giorni. No, è scritto della chiesa appena si scorgevano i principi. E sotto l'eminente immagine della Beata Vergine v'era il modello della Chiesa che si deve fabbricare. Ah, il modello? Un modèin. Tutto sto ambaradam per andare a vedere un modèin. Cioè, è classica inaugurazione all'italiana. No, caro mio, perché io ho accesa e ha costruito dopo. Ah, sì? Mica sai, lavori a metà, si salta l'appalto... No, gente sotto processo. Magnai tutti gli schei. A proposito, ti che ti sa tutto, no? No, ho so tante robe, ma lo sotto. Iga, ha fatto le prove dei dighe mobili? Sì. Ah sì, e ora? Con l'acqua bassa funziona. Ho detto che... Cioè, sarei nato... Ancora a dirla! Oh! Se che è cerniere su pianti rugini, no? Già, cioè, si da vedere dopo quando che viene l'acqua alta davvero, ecco. Beh, insomma. Comunque, sta tranquillo che il 30 giugno fa prova contemporaneamente su tutte e tre le bocche del porto. Il 30 giugno? Sì. Sarebbe il caso di andare in montagna. Insomma, per concludere questa lettera...
dice il testo, mi creda, Vossignoria, che se non avessi veduto io medesimo il contagio, crederei che fosse duplicata la gente. Ma che festa che c'è stata! Ora, questa era la descrizione della festa per la fine della peste del 1630 e 31. Certo. Ma Venezia nel corso dei secoli è stata colpita tante volte. Certo. Le più importanti, sono quelle che conosciamo tutti, no? Tutti, insomma. Ma dai, insomma, quella del 1348, quella del 1576, quella appunto che avevamo detto del 1630-31. Che bravo, Cedrio Eser, per forza. E dire, ma perché Carlo e Giorgio ne conta tutte queste robe? Perché? Ma perché? Perché andare a vedere in fondo, tutte queste epidemie del passato, ha tante affinità con la situazione che abbiamo vissuto oggi. Allora, che abbiamo fatto di studi, dei ricerche. Ti ha fatto di studi? No, dai, insieme abbiamo fatto dei ricerche, abbiamo detto, vediamo in campo San Polo, che se è una situazione particolare, non potremmo andare a fare le solite troiaie. Passiamo una troiata, una troiata storica. Ecco, una troiata storica nel senso doppio, sia ambientata nella storia che storica, che resterà per sempre. Bene, vai. Allora, senti che documenti che abbiamo trovato, senti. La città si trovava in prima linea di fronte ad una malattia che veniva dall'Oriente. Possiamo andare via. Lo spettacolo di Venezia durante l'epidemia è terrificante. È galla? La vita politica, qui a vecchia volta, no? La vita politica, amministrativa e commerciale è del tutto disorganizzata. La città è deserta, serrate quasi tutte le botteghe, abbandonato il palazzo, tralasciati i negozi, vuote le strade. È il finimondo, l'apocalisse, il più grande e mortale castigo inviato da Dio dopo il diluvio. Lo sei proprio preciso. In che senso? Prova a riesa questa frase. È il finimondo, l'apocalisse, il più grande e mortale castigo inviato da Dio dopo l'acqua alta di novembre. Correggo il testo. Correggi. E prosegue. E a gente, senti, c'era in tanto spavento che il padre non voleva andare a trovare il figlio. E il figlio non voleva andare dal padre. E appena che uno si metteva in letto quei de casa, facendo finta di niente, che diceva: sì, sta tranquillo, vado mi adesso dal dottor, vado mi chiamarlo. E serava a porta pian pianin e non tornava più. Ciascuno temeva di scoprire su di sé il primo segno della malattia. Un bubone all'ascella, all'inguine, una negruzza. Ma ti si impesta? Ma cosa ti metti a fare? Ma dimmi, è mascherina, dove sei? E cosa ti tocchi? Ma cosa ti tocchi? No. Chissà cosa che ti tocca prima con che, ma... E cosa vuole aver toccato? E che ne so, ti è sempre che ti tocchi. E mai come in sti mesi se torna de moda il nostro detto? Aspetta che facciamo bene, però. No, io mi tocca... Carlo, famo un piacere. Ti vedi? Bene. Allora dice, certo, e a paura di ammalarsi c'era sempre tanta, e può curarsi a quel tempo non c'era facile, dei rimedi che ne c'era di tutti i tipi, e c'era veramente strani, sì, che a volta, perché adesso, no, non so se vi ricordate che tempo fa uno ha proposto di curarsi con una flebo di disinfettante, pensa, tu ti ricoverai da Tigotà. Dunque, dicevimo che a volte i rimedi erano veramente strani. Allora, tanto, si raccomandava di seguire delle diete senza carne né pesce, di evitare gli abbracciamenti di femmine. I maschi invece... I maschi sì.
di correggere la corruzione dell'aria con grandi fuochi di legni odorosi e di porgersi una spugna d'aceto al naso. Si consigliava poi il sale umano, grande rimedio che si estrae dalle teste umane con grande spesa. Certo che dalla testa tua uno bisogna che sia miliardario per tirare fuori una cosa. Per cui col sale umano i privi di senso risorgono e gli antichi vivevano secoli. Si usavano poi salassi, purghe, ventose o sanguisughe, erbe, sciroppi e ricette come la teriaca, una preparazione a base di carne di vipera. Questa ti la trovi ancora su internet, davvero, basta digitare la vera teriaca di Venezia e vi è foratosia. E senti questa, perché questa è forte, eh. Bere ogni mattina 2 dita della propria urina. Oh. Diciamo che per parafrasare una nota pubblicità, allora si sarebbe detto: io bevo tanta plin plin. Ma plin plin, ma non c'era l'acqua? Infatti, tra le cure, caro mio, c'era anche l'acqua. Tanto se è vero che esisteva un pozzo alla Giudecca, Giovanni, tu lo sapevi? Sì. Un pozzo alla Giudecca dove i veneziani andavano in pellegrinaggio perché l'acqua proteggeva dalla peste per virtù di San Sebastiano. Allora fede e medicina andavano a braccetto e per guarire già era normale affidarsi ai santi. Anche adesso va, che se ti va a prenotare un esame ti fa il segno della croce prima. E il più gettonato in tempo de peste già era San Rocco, il cui culto fu promosso dalle autorità di Venezia. E sai perché? Perché quando scoprì di essersi ammalato, da solo decise di andare ad isolarsi in un bosco. Quindi di fatto se sta l'inventore del distanziamento sociale. Vede dunque che nel corso del tempo le situazioni sono sempre le stesse. Vuoi un altro esempio? Sentì cosa che è successo nella peste del 1630. E dopo di Zene se non sei tutto preciso. Ardeva in pari tempo il micidiale contagio a Milano, Cremona, Pavia, Bergamo, Brescia e in tutta la Lombardia. Oh, sempre ori pareti, eh! Ardeva in specialità a Mantova, che in quel tempo era assediata dalle truppe imperiali e nella paura di soccombere viene mandato un ambasciatore a Venezia a chiedere soccorso alla Serenissima, allora alleata. Solo che sto ambasciatore, Fantuin, è il genere in pestà. No, ma è che avrà fatto il giro largo Pavuan, in Cina. Insomma, l'ambasciatore arriva a Venezia e gli dice: oh, Fiori, guarda che sto quasi in pestà, e lo mette subito in quarantena. Cioè, praticamente l'ambasciatore di Mantova già era il paziente zero, per dire. Esatto, esatto. E ha tacca e peste. Ma qua succede una roba veramente strana, ragazzi. Perché al comparir del morbo asiatico ne sorse una disputa tremenda tra medici sull'origine, sull'indole contagiosa o meno del morbo allora dominante. Cioè discuteva se il contagio esistesse realmente o fosse figlio dell'immaginazione. Uno diceva una roba e il giorno dopo gli diceva il contrario. Dico, ma è impossibile che uno dica una roba dopo il giorno dopo un'altra e dopo un'altra ancora. Cioè, è come se da noi altri un virologo andasse in televisione che dicesse il rischio che il contagio arrivi in Italia, guardi, il rischio è zero. Esatto. In febbraio, ciamada. E se come se stesso virologo 2 settimane dopo andasse da Fazio tutte le sere a dire che invece io aveva sempre detto che c'era grave e che non bisognava sottovalutarlo. Scusa. Ma bisognerebbe proprio essere dei burioni per fare una roba del genere. Minimo. Insomma. Un timido applauso. Invece di curare gli ammalati qua se va avanti a discutere.
Gesechi che dice che è un male di stagione, perché la stagione si sa produrre distillazioni catarrali, che sarebbe stato un semplice raffreddore. Sì. Altri dice che non è contagioso, perché si ammala solo quei che vi ha contatto con gli ammalati, e cioè solo 7 su 10, e te par poco. Altri ancora che in realtà dietro a tutto questo che c'era Bill Gates, che tramite i vaccini voleva inserirne dentro il microchip per controllarne tutto, tutti col 5G. Finché arriviamo al più... Ma questa è vera, questa adesso, è vera adesso, mi ha capita. Finché arriviamo al più eclatante, il dottor Santorio Santorio, rinomatissimo pratico, tanto celebrato medico, professore di medicina, prima in Polonia e poi all'Università di Padova, che nel suo consulto afferma: «Io non credo che sia peste». Ho giudicato piuttosto quelle negrure negli diti degli piedi esser sicuramente sporchesso e non segno di peste. E dice, ma com'è possibile addirittura confondere una negrura con sporchezzo? E risponde un altro medico, no? Le contraddizioni e gli errori sono troppo palesi a crederli dettati da ragioni. A meno che sotto non che fosse un interesse. E qua si capisce dalla cronaca del tempo che in una Venezia un attimo in difficoltà politica, con la pressione dei turchi, e il Papa, i francesi, e il governo raccomanda andar guardinghi nel proferir concetti di peste, perché pregiudiziali a negozi, al commercio pubblico e privato e alla libertà. Vi suona qualcosa? Venezia non poteva rinunciare ai traffici, viveva del commercio. Siccome adesso si arriva un virus e si blocca tutto il turismo su un colpo. Pisa, sarà roba amati, sarà. Magari nel bel mezzo del carnevale. Pisa, un'epidemia di peste significava la rovina per una città e bisognava prendere delle misure in difesa della salute pubblica. I dirigenti di Venezia non avevano conoscenze mediche, ma erano mercanti, uomini d'azione. Un giorno gli faceva il spassin, un giorno gli guidava i battei, un giorno gli si vestiva da Batman, un giorno gli correva dietro i spacciatori. Erano uomini d'azione. Ma adesso, a parte questo, la cosa è straordinaria e significativa che emerge è che da tutte queste epidemie, da questi secoli, è che Venezia aveva capito l'importanza della prevenzione e fu forse la prima città al mondo a predisporre un'organizzazione sanitaria razionale. Avete capito? E dopo in Grecia non ne volte. Sì, tanto che dal 1485... poco dopo la prima peste, il Senato nomina dei magistrati permanenti, i provveditori alla sanità. Praticamente una task force che poteva usare metodi polizieschi per far rispettare le misure sanitarie. Tradotto, è il nostro comitato tecnico-scientifico, quel governo. E qua, adesso, in quello che leggeremo adesso, non si capisce più se siamo di parlare del passato o del presente. Perché senti le cose che si occupava i provveditori alla sanità. Il comitato tecnico scientifico di allora, tramite DPCM, predispone quanto segue. 1. Disinfettare le case con zolfo, calce e aceto. Bollire il vestiario e gli oggetti. Oggi si chiama sanificazione. A Venezia, invece, questa espulsione di umori e materiali sporchi o infetti si chiamava... Scusate, siamo anche in diretta streaming, ma non è volgarità, è terminologia scientifica. Esatto, questa qua si chiamava El Sboro. No, non è una battuta, ma era così. Non lo sapevi, Quindi, quando che ti terrabbi con qualche tu e ti che dici, ma ta... In realtà si dice, ma va a sanificarte! Esatto.
E continua, i provveditori, senti, senti, impongono l'isolamento a casa e limitano i movimenti delle persone, impediscono lo spostamento da un sestiere all'altro, massimo 200 metri. No, questo l'ho messo bene, dai, dai. Per esempio, durante la peste del 1576, Tintoretto se ne sta bloccà più settimane a Cannareggio, non poteva muoversi. Sì, sì. E il grandissimo Tiziano muore a 85 anni e viene sepolto ai Frari, con la scritta morto de freve, che praticamente voleva dire morto de peste, e ai Frari in Cesa, Esea. Numero 3. I provveditori praticano un vero spionaggio sanitario. Chi ardiva uscire da una casa sequestrata poteva essere ucciso da chiunque. I parrocchiani devono denunciare i malati della loro parrocchia. Ma com'è chi ti insegna ama il prossimo tuo, no? Inoltre i provveditori creano delle bocche per le denunce in materia di sanità, in fondamenta esatere ai gesuati. Oh, per fortuna che adesso le bocche dei denunce non c'è più, no. E Facebook? Dove vi ho messo? Oh, affari che uno andasse a correre in marzo. E che faceva? Subito una foto. E c'era subito postare in Facebook e tutti subito una valanga dei commenti. Cretina! Stupido! Ma dove ti va a correre? Ma ta! Va a sanificarti, ti è a corsa! 4. I provveditori inoltre vietano, e qua siamo proprio sul nostro, quello di cui parliamo oggi, le riunioni pubbliche, le fiere, gli spettacoli. Chiudono gli alberghi, i luoghi di prostituzione, ma la Chiesa si oppone violentemente. Alla Chiesa è qualcosa che non va. Che senso? No. Non può essere così sta frase. Scusa. La Chiesa alla soppressione delle prediche e delle processioni. Cioè, sì, ben, no, sarei volte una virgola. 5. I provveditori sistemano dei posti di blocco lungo tutto il territorio di confine. Questi posti costituiscono un cordone sanitario dove vengono controllate le fedi di sanità. In pratica bisognava aver scaricato ogni volta l'aggiornamento dell'autocertificazione e non bisognava avere più di 37,5. Ora, tutto questo può sembrare crudele e supponeva un'enorme massa di lavoro amministrativo, ma talvolta con benefici ridotti. Ma i provveditori alla sanità, come testualmente più volte ha ripetuto Conte, combattevano un nemico invisibile e sconosciuto. E queste sono parole testuali del 1630, eh? Se ne ho fatte così. Ma soprattutto i provveditori amministrano quella che è stata la grandissima invenzione sanitaria inventata proprio dai veneziani, i lazzaretti. Oh. Il lazzaretto, un ospedale riservato agli appestati, il primo ospedale permanente nella storia delle epidemie. Il lazzaretto vecchio, che se davanti al Lido, possedeva un centinaio circa di camere. I pazienti non vi rimanevano a lungo, solo qualche giorno, perché o si attoeva, o siccome gli aveva bisogno di eti... gli mandava a casa come chi fa in ospedale adesso. No. Se gli aveva bisogno di eti, gli mandava al lazzaretto nuovo, che ospitava invece i casi sospetti e i convalescenti in quarantena. E quando che non bastava le camere, gli usava le barche. E barche. Ma bisognava essere proprio veneziani per immaginarsi un ospedale galleggiante sulle barche. Pensi che per l'epidemia del 1576, dice, tutto intorno al lazzaretto nuovo, che c'era circa 3.000 barche, che parevano un'armata, e tra dentro e fuori si trovava alcune volte ben 10.000 persone che erano prese in osservazione e nutrite. E sapete dove che c'era il lazzaretto nuovo? Davanti a Sant'Erasmo. Praticamente immaginevi una domenica del pomeriggio in vacanza. Oh, e il lazzaretto nuovo stava bene, dicevo. Ma così bene
che Francesco Sansovino, figlio del grande scultore ed architetto, lo so perché ho goetto, lo descriveva così: il lazzaretto nuovo. Sul far della sera si sentiva un'armonia mirabile di diverse voci cantando litanie e salmi. Praticamente come noi altri, no, in lockdown, che hai sì, e se mettiamo sul pergo e attaccavamo il stereo, no? E non era giorno che non fossero rimorchiate 50 barche almeno, piene di gente che venivano a far la quarantena. E erano salutate con applauso ed allegrezza, dicendo a tutti che stessero di buon animo, perché non vi si lavorava ed erano nel paese di Cuccagna. Praticamente, come dicevo, noi altri in lockdown, non vi si lavorava, che se gente con cui parliamo ogni tanto che viene agri me oggi pensando che ben chi stava in quel mese, no, già eravamo liberi da qualsiasi senso di colpa di non far niente, ci stava bene. Conclusione, ma quanto bea sea storia di sta città. Pensa, anche da peste più brutta, Venezia ga sempre savesto rinasse. Pensa che nella peste del 1348 la popolazione passa da 110.000 a 50.000 abitanti. Pensa, solo 50.000 abitanti. Ma riuscì a immaginarvi Venezia con solo 50.000 abitanti? Ma di scherzi, sarebbe una città morta, sarebbe. Cosa ti vuol? De volte sia peste, de volte sia fitti. Sì. E per ripopolarla, sai cosa che ha fatto il Doge Orseolo? Il Doge Orseolo pubblicò un proclama d'invito a popoli vicini, sudditi ed esteri, di venire a fermare la loro dimora in Venezia, promettendo a chi vi fosse stanziato 2 anni consecutivi di fargli godere di tutti i diritti e i privilegi dei cittadini. Insomma, se ti vieni a vivere qua, non ti paghi le tasse per 2 anni e te demo a casa. Ma che stia pensi, una politica sulla residenza sarebbe una ideona, eh? Ma ti vuoi che se candidemo? No, no, no. No, no, meglio di no. Ti sai perché? Perché che sei anche al pericolo chi ne vota. Vabbè, vabbè, vabbè. Sì, la storia di questa città è proprio grande. Vivemo ancora di rendita, fiori. Peste e epidemie negassano accesa bea come quella del Redentore. E a basica di assaiute, e soprattutto per il grande orgoglio di Zaia, un modello di controllo, di prevenzione e di quarantena esportato in tutto il mondo. Sì. Sì, perché gli altri stati presero come riferimento le strutture e la legislazione di Venezia. In questo senso l'invenzione dei veneziani è stata il preludio al nostro sistema moderno di controllo sanitario. Possano gli errori e le lezioni del passato aiutarci ad affrontare le difficoltà del futuro. Facciamo un attimo di ringraziamenti, sì. Un momento prima di andarcene. Allora, innanzitutto, vorremmo ringraziare questa iniezione di fiducia che ci arriva dal Teatro Stabile, che ci ha creduto e ci crede, per cui un applauso al Teatro Stabile. Grazie per creare questa opportunità di ripartenza.
Poi un applauso a tutti i tecnici SG, servizi teatrali, e tutti i tecnici del Teatro Goldoni. Ora va detto, visto che l'abbiamo fatta, è stata una cosa particolare e tutto, e va detto anche che non è andata male, insomma la gente magari dice si aspettava qualcos'altro, invece abbiamo fatto una cosa apposta. Va detto che noi, tutto il nostro gruppo di lavoro, ha elaborato questo prodotto, questa proposta, ma la proposta non è nostra, è stata un'intuizione del nostro grandissimo amico, nonché collaboratore, Paolo Lunetta. Un applauso. Grazie. Da un'idea sua. E in tutti questi ringraziamenti ci sentiamo di dire anche una cosa, che oggi è un simbolo di apertura, questa serata qua di riapertura. Però, si sa come si evolverà la situazione. Infatti intanto drammatizziamo un attimo, cioè nel senso che innanzitutto per salutare e ringraziare ancora lo stabile, resta in piedi un nostro progetto che si chiama Teatro da Sporto, per cui una volta al mese, il prossimo appuntamento sarà dal 1 luglio al 5 luglio, trasmetteremo uno spettacolo nostro su YouTube, per cui noi cerchiamo di darvi comunque qualcosa, sappiamo che questo è gradito, per cui per tutta l'estate noi offriremo degli spettacoli su YouTube. Questo per dire cosa? Per dire che cosa? Che oggi si festeggia la riapertura dei teatri, ma guardatevi intorno. Non siamo in teatro. Mi pare che la strada sia molto lunga ancora, no? E allora un pensiero non tanto a Carlo e Giorgio, che sono qui oggi in questo palco, e ringraziamo appunto ancora il Teatro Stabile, ma a tutto il movimento dello spettacolo, che è ancora fermo e vive un sacco di difficoltà, che è fatto da persone che magari neanche uno non che pensa. Gli elettricisti, i tecnici, i falegnami, i costumisti, i parrucchieri, quelle delle poesie e maschere, sono i bigliettai, un mondo che è fermo. Per cui per dire che, ripeto un attimo, questo 15 giugno è un simbolo di ripartenza, ma la ripartenza onestamente non sarà così automatica, tanto è vero che non è che domani sera noi e tutti i tecnici saremo da un'altra parte a lavorare, non sarà così facile. Bene, detto questo, ringraziamento ultimissimissimissimo a coloro che, nonostante lockdown, le difficoltà e la pioggia, se restai qua per un'ora ascoltarne voi. Grazie! Grazie a tutti! Grazie, a presto, speriamo! Grazie!